esisteva solo il calcio e a volte saltavo perfino il pasto di mezzogiorno perché non volevo perdere tempo, volevo continuare a giocare il più tempo possibile. Predestinati, Roberto Baggio debutta giovanissimo, a solo 16 anni, in Serie C1. Il Lanerossi Vicenza l'ha preso qualche anno prima dal Caldogno per 500.000 lire. E Roberto si incarica del calcio di rigore. Il primo gol in campionato? Contro il Brescia, la sua ultima squadra. Cosa ti dà questa tranquillità in quei momenti particolarissimi e anche molto delicati a volte? Ma niente, cerco di concentrarmi al massimo sul pallone, cercando appunto di restare calmo e cercare di non sbagliarlo. Spesso sia sempre difficile imitare i grandi campioni, io cerco solo di fare del mio meglio e restare sempre me stesso. Ma in questo momento il riccioluto 17enne non sa nulla del karma e degli strani percorsi che offre il destino. È finita, 6-B, Vicenza, grazie. La stagione successiva il virtuoso è pronto a sbocciare. Con 12 gol è l'uomo decisivo per il ritorno in Serie B del Vicenza. Ha già chiuso il contratto con la Fiorentina a 2,7 miliardi di lire. Ma a due giorni dalla firma si rompe crociato anteriore e menisco. E in quegli anni rompersi crociato anteriore e menisco non era la stessa cosa di adesso. Carriera finita? No, nemmeno per sogno. La Fiorentina si prende Baggio anche rotto e lo attende più di un anno. Rincorrendo un avversario mi sono buttato in scivolata, mi è rimasto piegato il ginocchio all'indietro e lì ho sentito un dolore fortissimo, come una lama che mi entrava dentro nel ginocchio e niente, sono uscito. E poi da lì è iniziato un po' il calvario. Con 220 punti di sutura il recupero non può che essere lento. Il 21 settembre 1986 può finalmente esordire in campionato contro la Sampdoria. Oramo non sbaglia e mette a segno la rete dell'1-0. Al 34esimo azione corale della Fiorentina, una delle più belle, impostata da Galbiati. Prosegue Baggio, Diaz e conclude. Un giorno importante quello di oggi per Roberto Baggio, appunto al suo esordio in Serie A. Ecco, che cosa hai provato? Ma sono contento perché la Fiorentina ha fatto i due punti. Per la tua prova cosa dici? Insomma, non sono abbastanza contento di me stesso. Comunque rimane una bella partita la tua. Ma ringrazio lei di quello che ha detto, però insomma per conto mio non ho fatto un granché, ecco. Ma appena una settimana dopo una nuova lesione al menisco lo costringe ai box. In questi casi i pugili gettano la spugna. Ma Baggio è guerriero dentro e trova la forza di superare gli ostacoli grazie alla pace interiore che ora lo guida. Da qualche mese ha scoperto il buddismo e la sua vita cambia. Impara ad aspettare. Torna in campo a fine stagione e nella festa scudetto del Napoli festeggia il primo gol con una punizione alla Maradona. La stagione successiva è la rivelazione della Serie A, nonostante i contrasti con Eriksson. E nell'88 costituisce con Stefano Borgonovo una coppia, la B2, che fa sognare la viola. Ed è il momento di Borgonovo.
gemelli del gol che con 29 reti portano la Fiorentina in UEFA. Baggio in formato mondiale ed ha fatto zittire tutti, niente da dire. Nella stagione che porta a Italia 90, la Fiorentina fatica in campionato, a differenza di Baggio, che partita dopo partita mette in mostra i suoi numeri e con 17 gol chiude secondo, dietro Van Basten e davanti a Maradona, la classifica cannonieri. Migliore in campo della Fiorentina? Ma direi che Baggio non ha giocato male per niente. Forse meglio degli altri. Sì, ha fatto, circondato dai giornalisti. Ha fatto una grande partita. Nonostante la salvezza raggiunta a fatica, la Viola vola in Europa, fino alla finale con la Juventus. Partita che segna anche l'addio alla Fiorentina. Il legame con la città è fortissimo. Lo stadio di Firenze, la sua Woodstock, la sua Wembley, il suo campo volo. Ma la Juventus mette sul piatto 25 miliardi di lire e la possibilità di volare alto e inseguire i traguardi che Roberto sognava quando era piccolo, quando proprio da piccolo calciava le sue punizioni contro il garage di casa. I tifosi viola contestano la cessione, assediano il ritiro di Coverciano. Ma è già tempo di mondiali. Notti. Inizia il mondiale, il calcio giocato è al centro di tutto. Baggio non è titolare, come Schillaci che all'esordio ci ha salvato contro l'Austria. Vi riassumo un po' com'era il girone, non difficilissimo. L'Austria, gli Stati Uniti, la Cecoslovacchia. Gli Stati Uniti li battiamo 1-0, gol di Giannini. Non hanno alcuna tradizione in campo calcistico. Arriverà qualcosa, ma arriverà più tardi. La Cecoslovacchia un po' di tradizione ce l'ha. È il nostro terzo avversario e sblocca il risultato chi? Ovviamente Totò Schillaci. Poi succede una cosa, è il minuto 78 e in quel momento il mondo scopre Roberto Baggio. Prese un pallone che sembrava stregato, accanto al piede rimaneva incollato, entrò nell'area, tirò senza guardare e il portiere lo fece passare. Bellissimo gol di Baggio! Amino, non aver paura di tirare un calcio di rigore. Non è mica la questi particolari che si giudica un giocatore. Un giocatore lo vedi dal coraggio, dall'altruismo, dalla fantasia. E con Baggio sboccia anche l'Italia, guidata dal momento magico di Totò Schillaci. Agli ottavi giochiamo contro l'Uruguay, forse giochiamo la nostra migliore partita, vinciamo 2-0, segna proprio Schillaci, poi raddoppia Serena. I quarti di finale contro Leire, che ha un solo obiettivo, arrivare ai calci di rigore. Gli irlandesi giocano per lo 0-0, ma ancora Schillaci, con un gran tiro da fuori, la risolve e ci porta in semifinale. Lasciamo lo Stadio Olimpico di Roma, il nostro porto sicuro. Andiamo a giocare a Napoli. Contro chi a Napoli, pensate il destino? Contro l'Argentina di Diego Armando Maradona, il dio di Napoli. E così il San Paolo si divide, tifosi dell'Italia e tifosi di Maradona, quindi dell'Argentina. Il finale purtroppo è una beffa cocente. Segna Schillaci, ma Caniggia pareggia. Arriviamo ai calci di rigore. E lì patiamo la delusione più cocente. Tutti paralizzati davanti alla TV.
bene su De Napoli, da questi a Vialli verso Giannini, inserimento di Giannini, colpo di testa, Vialli, tiro e gol, gol di Schillaci ancora. E a parte il traversone, l'uscita di Zenga, il pallone che termina il gol e l'Argentina riesce a pareggiare. Tiri, 4 gol per l'Argentina che è veramente a un passo dalla finalissima. L'Argentina è finalista in Coppa del Mondo. Sono immagini che non avremmo mai voluto commentare. Come 12 anni prima, nel 1978, siamo alla finale terzo e quarto posto, allora finì 2-1 per il Brasile. Giochiamo a Bari contro l'Inghilterra. Siamo naturalmente padroni di casa, dunque decisamente più motivati. E vinciamo. Grazie a chi? Schillaci e Baggio. Il vostro Mazzocchi DJ ha raggiunto al telefono Walter Zenga, che con Roberto Baggio ha giocato, soprattutto direi in nazionale, ma del quale è stato anche avversario, lo abbiamo visto da capitano dell'Inter affrontare Baggio, capitano della Juventus. Walter, buonasera. Ciao, buonasera a voi. Allora Walter, quando tu giocavi contro Roberto Baggio, quando lo vedi palla al piede che veniva verso di te, dici questo adesso che no, fa? Roberto non è solo un giocatore geniale, a parte che era un ragazzo straordinario, quindi qualsiasi interpretazione che lui aveva nel corso della partita poteva darti delle problematiche. Anche la palla più stupida che tu pensavi che potesse essere innocua, lui la poteva trasformare in qualcosa di straordinariamente importante. Quindi dovevi essere sempre con la massima attenzione a tutto. Lo hai avuto come compagno di squadra nell'avventura d'Italia sì. 90 in azzurro. Sì. Che compagno di squadra è Robby in campo ma anche fuori dal campo? Beh, sono stato anche in camera con lui qualche volta. Te l'ho detto prima di essere un grande giocatore, è un ragazzo straordinario, con dei principi di vita notevoli. Mi sono sempre trovato bene con lui e anche se non lo sento, lo ritengo nel mio cuore un amico vero e sincero, perché gli amici non hai bisogno di sentirli sempre, ma li senti sempre, che è una cosa profonda e differente. Senti, ti voglio provocare, ma secondo te eri più contento tu di stare in stanza con Robby o più contento lui di stare in stanza con te? No, io ero contento. No, io. Lo tolgo subito dalle problematiche, io ero contento di stare in camera con lui, ci mancherebbe. Grazie Walter, in bocca al lupo, ti aspetto in panchina. Anch'io, ciao. Un abbraccio. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards. Finisce il mondiale, comincia dunque una nuova avventura per Roberto Baggio. Un paradosso è che l'ultima partita ufficiale che Roberto Baggio ha giocato con la maglia della Fiorentina sia proprio contro la Juventus, doppia finale di Coppa UEFA che vince la Juventus. Ora in maglia bianconera Roberto Baggio sogna di poter realizzare e raggiungere gli obiettivi che ha sempre sognato.
La Juventus di Maifredi, che lo adora, è un esperimento mal riuscito. Un mix tra partite esaltanti e clamorosi tracolli, come in Supercoppa. Mi sembra ovvio chiedere scusa al popolo bianconero. Riprendiamo con una salita davanti, speriamo di scalarla presto e facilmente, altrimenti avremo dei problemi. E ancora peggio in campionato, dove rimane addirittura esclusa dalle coppe europee. La stagione di Roberto però è da salvare, perché segna 14 reti in campionato e con 9 centri è capocannoniere della Coppa delle Coppe. Al 37esimo il numero 10 bianconero dimostra a Platini di meritare la sua maglia. Un gol da incorniciare sotto l'incrocio dei pali. Baggio Show, 54esimo, slalom e gol. Due prodezze da seguire in religioso silenzio. Eppure, nonostante tanta grazia, Baggio ancora non ha conquistato tutto il popolo bianconero. In tanti non hanno digerito il suo primo ritorno nella sua Firenze. Si rifiuta di calciare il rigore. La Juve perde e lui, uscendo, raccoglie pure una sciarpa viola e la mette al collo. Per alcuni è uno scandalo, per tanti la dimostrazione che Roberto è un uomo vero. Dopo l'infelice parentesi Maifredi, la Juventus va sul sicuro e prende chi? Giovanni Trapattoni, vecchia sicurezza per la società bianconera. Per Baggio però ricomincia la stagione dei problemi con gli allenatori, problemi che aveva già avuto a Firenze con lo svedese Sven-Goran Eriksson. Trapp gli fischia di continuo, gli chiede di tornare, di aiutare la difesa, ma lui continua a fare quello che gli piace di più, segnare, dare assist, 22 gol, 18 in campionato, 4 in Coppa Italia. Contro il Milan degli invincibili di Capello, però, arrivare oltre il secondo posto non si può. La Juventus arriva seconda ed è già un successo. Il bello, però, deve ancora venire. Per attendere la consacrazione del Divin Codino, o di Raffaello, come lo ha apostrofato per la sua eleganza Giovanni Agnelli, bisogna attendere la stagione successiva. In campionato il Milan resta inarrivabile, ma non per questo toglie la scena a Baggio, che segna 21 reti. E contro l'Udinese, la prima quaterna in carriera. Roberto Baggio realizza così l'1-0. Baggio, lanciatissimo, usa il piede sinistro per battere Di Savio. 2-0. Questa volta Müller è a destra. Cerca e trova Roberto Baggio. Pellegrini prova ad abbracciarlo, ma non basta. Per Baggio è il terzo gol e mezzo. Roberto spinge in rete, 5-1 definitivo. Per la Juventus è la Coppa UEFA a regalare emozioni, mentre Baggio regala perle. Sei gol, uno più bello e pesante dell'altro. In semifinale con il Paris Saint-Germain e in finale contro il Borussia Dortmund. Sono sempre quelli che fanno un qualcosino di più, perché la serata è facile, perché per loro viene tutto bello. Sì, beh, è facile risolvere determinate situazioni, perché sono giocatori che hanno nelle loro caratteristiche queste qualità, quindi parlare di Roberto Baggio mi sembra un fatto più che normale. Per me è un grande onore essere qui. E spero di poter dimostrare in futuro che ho meritato questo grande riconoscimento. A dicembre il Pallone d'Oro consacra Roby nell'Olimpo del calcio mondiale.
Con il pallone d'oro in carica e buona parte del Milan degli invincibili in campo, gli invincibili erano quelli che avevano battuto nella finale di Coppa dei Campioni il Barcellona 4-0, il Barcellona guidato da Johan Cruyff è decisamente favorito. Beh, anche noi come quel Barcellona, ma con la maglia azzurra negli Stati Uniti, ci presentiamo come nazionale favorita. Siamo, o quasi, siamo guidati da Arrigo Sacchi, ma in campo non riusciamo proprio a giocare. La fantasia sembra imbrigliata dagli schemi. Non siamo fortunati, perlomeno nel girone. Affrontiamo nella prima gara l'Irlanda, ve la ricordate, 4 anni prima, quella che giocava per lo 0-0? Beh, lo schema loro non cambia. Noi giochiamo per lo 0-0. Invece hanno fortuna, vincono 1-0 e noi partiamo malissimo. Partita successiva. Norvegia si infortuna Baresi e viene espulso Pagliuca. Sullo 0-0 la situazione è questa. Siamo con l'uomo in meno, bisogna togliere un attaccante. Sacchi sostituisce Baggio e lo sguardo di Roberto dice tutto. Roberto Baggio sta dicendo, chi io? Non se l'aspettava nemmeno lui, scelta a sorpresa, vedete l'espressione prima di Baggio, poi di Sacchi. Esce Roberto Baggio mentre entra Marchegiani a sostituire Pagliuca. Per fortuna Casiraghi ci regala la vittoria, mentre monta anche in Italia il caso Baggio sempre più spaesato. Dopo il deludente 1-1 con il Messico, Giovanni Agnelli definisce l'espressione di Baggio da coniglio bagnato. L'Italia arriva terza nel girone, sarebbe così eliminata, ma una serie di risultati fortunati negli altri gironi ci consentono di arrivare tra le migliori terze. Siamo agli ottavi con un bel sospiro di sollievo. Parabola alta, il pallone in gol, palla in gol, errore dei nostri. Schiacciati dalla superiorità fisica della Nigeria, non riusciamo a giocare e siamo già quasi sull'aereo per il ritorno, come dirà poi Sacchi. Ma a 2 minuti dal termine... Viva, attenzione, la palla è per Baggio e gol di Roberto Baggio al 43esimo del secondo tempo. Proprio Roberto Baggio rimette in parità. Siamo di nuovo in partita e pochi minuti dopo Roberto regala una nuova lezione a chi ama parlare troppo presto. Sì, gol 2-1 per noi al 12esimo del primo tempo supplementare. Roberto Baggio, doppietta per lui. Roberto ci trascina contro la Spagna e la Bulgaria. Roberto Baggio salta e segna! E segna Roberto! E segna Roberto Baggio al 42esimo del secondo tempo. Grande prova di carattere, di determinazione. Roberto si gira bene, converge, la palla è sul destro e c'è un grandissimo gol da parte di Roberto Baggio. Roberto, tiro e gol! In finale gioca per dedizione alla patria, ma fatica a stare in piedi. Ecco Roberto. Alto! Il campionato del mondo è finito, lo vince il Brasile. Quel rigore finale, secondo i brasiliani, finisce sulla traversa non per un errore di Baggio, ma perché sospinto dal soffio di Senna, scomparso qualche mese prima. Con il mondiale americano si chiude la prima fase della carriera di Roberto Baggio e inizia la seconda fase della carriera del divincodino, quella di Baggio, il campione con la valigia. L'arrivo di Lippi alla Juventus vale il primo scudetto, ma per Baggio non è uno scudetto da protagonista, perché nel 4-3-3 di Lippi il tecnico viareggino preferisce lo spirito di sacrificio di Vialli e di Ravanelli e gli spunti dell'astro nascente Alessandro Del Piero.
A fine stagione Baggio dice addio alla Juve e comincia il suo personalissimo Giro d'Italia. Baggio, piccolo e fragile, scopre di essere una persona ingombrante. Al Milan di Weah e Capello arriva carico di speranze e colleziona subito il secondo scudetto, ma tra infortuni e presenze ridotte non si sente a casa. La stagione successiva comincia bene con Tabárez. Prima partita della gestione Tabárez e il Milan rispolvera un Roberto Baggio già in discreta condizione. Due avversari evitati caparbiamente in corsa e poi palla messa dentro imparabilmente di sinistra. Visto l'andamento della squadra, viene messo ancora in discussione e con l'esonero di Tabárez e l'arrivo di Sacchi, la situazione non migliora. A fine stagione vuole cambiare aria. Sembra fatta con il Parma di Ancelotti, ma arriva un clamoroso stop. E nel giro di poche ore si materializza il clamoroso trasferimento a Bologna, che Baggio sceglie per inseguire un posto ai mondiali di Francia 98. Baggio, solo davanti al portiere, Baggio! Parte Baggio, il tiro, rete! Il destro e il gol! Un capolavoro firmato Roberto Baggio, il Bologna rientra in partita. Verso Anderson, di testa, Baggio! Gol di Roberto Baggio! Chiude il torneo con il record di marcature, 22 gol. Cesare Maldini è costretto a convocarlo. Ma non vuole schierarlo con Del Piero. Sarà ancora staffetta tra l'astro nascente e il vecchio campione, che a Bologna è tornato giovane, capello corto e forma strepitosa. Con Del Piero infortunato, però, l'avvio del mondiale è tutto per Roby. Paolo Maldini che lancia lungo a favore di Baggio, tocco di Baggio, attenzione, vieni, tira, gol! Un rigore abilmente procurato e realizzato ci permette di pareggiare con il Cile. Recuperata da Roberto Baggio, Mani, rigore! Sì! 2-2! E contro l'Austria, entrando nella ripresa, segna il gol decisivo. Il nono ai mondiali, record che condivide con Vieri. Buona la finta di Inzaghi, buono l'1-2! Palla regolare al centro per Baggio, sì! 2-0! Agli ottavi contro i padroni di casa della Francia, Cesare Maldini torna a puntare su Del Piero, ma la partita resta inchiodata sullo 0-0. Baggio entra solo al 67esimo per uno spento Del Piero e pertanto così non ci permette di battere la Francia. Pallonetto per Roby Baggio, tiro! Oh, e palla fuori di un niente! Occasione d'oro per l'Italia, che peccato! Dopo la stagione a Bologna, sboccia l'opportunità di giocare con l'Inter di Ronaldo. Negli occhi dei tifosi resta la partita con il Real Madrid, che fa capire cosa poteva essere e non è stato. La stagione successiva all'arrivo di Lippi non migliora le cose e Baggio diventa l'ultima delle riserve. Ma Roberto è un grande professionista e quando viene chiamato risponde sempre presente. Dopo una stagione in panchina, gli infortuni costringono Lippi a schierarlo titolare nello spareggio UEFA con il Parma. E lui che fa? Ovviamente decide la partita. C'è calcio di punizione, il risultato di 0-0 affidato al piede di Roby Baggio. Roby Baggio che ha beccato sul primo palo Buffon. C'è il sinistro, grande gol, grande gol di Roberto Baggio dopo il colpo di testa di Zamorano. Stupenda esecuzione di Baggio che va a raccogliere l'applauso dei tifosi, eroe della serata. Direi di
Baggio. Un professionista serio, l'ho dimostrato anche quest'anno, nonostante tutti quelli che ho, i problemi che ho avuto e soprattutto i problemi che ho avuto con l'allenatore.